Buonasera a tutti. Iniziamo perché so che qualcuno si collegherà tra qualche minuto, anche il vescovo Benoni Ambaros, però proprio per stare nei tempi, visto che è il quarto e ultimo incontro, lui farà la parte conclusiva. Questa sera siamo con il dottor Massimiliano Aragona, che è psichiatra dell'Istituto Nazionale Salute, Migrazioni e Povertà, però soprattutto un amico della Caritas, perché è sia un volontario del nostro ambulatorio Ferite Invisibili e anche uno dei medici della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni che ci aiuta con il master che facciamo, che l'area sanitaria fa proprio su migrazioni e povertà. Quindi questa sera l'abbiamo coinvolto in questa formazione che la diocesi fa attraverso il coordinamento antitratta. Quindi sono dottor Aragona, questi che vede collegati sono i volontari dei gruppi parrocchiali, di alcune associazioni, anche di istituti religiosi che fanno l'attività sulla strada con le vittime di tratta. È il terzo anno che facciamo questo itinerario, sempre collegati online su Zoom. Quest'anno abbiamo visto diversi approcci, prima quello giuridico legale, come sostenere le vittime di tratta e le leggi che ci sono in questo momento e come si sono modificate. Abbiamo visto un panorama di quelle che sono le organizzazioni europee e italiane, la rete delle varie diocesi su questo fenomeno, impegnate su questo aspetto. L'ultima volta invece abbiamo visto una testimonianza concreta fatta da alcune religiose di Avezzano con le vittime. E soprattutto l'uscita dalla strada, come nella loro comunità le hanno accolte e come vivono. Questa sera invece, proprio a grande richiesta, questo d'incontro c'è stato detto dal gruppo Eleonora, che è qui la collega che ha sondato i vari gruppi, l'esigenza era questa di avere un aiuto sul primo approccio delle vittime che sono in strada. Perché? Perché sono quasi tutte di altre nazioni, altre etnie, e soprattutto sono persone molto provate, e quindi soprattutto le fasi iniziali del rapporto non sono semplici. Ecco, sentire anche un parere professionale su questo, l'incontro sarà una sua riflessione iniziale, e poi lasceremo spazio alle domande, ecco, a interventi di questo tipo. Grazie. Perfetto, allora grazie intanto per l'invito. Insomma, io in Caritas mi sento sempre come uno di famiglia, quindi accetto sempre volentieri di poter collaborare. E poi, insomma, anche il tramite di Salvatore, insomma, a me fa sempre molto piacere perché con Salvatore ci conosciamo ormai da moltissimi anni e abbiamo fatto un percorso insieme molto lungo nell'ambulatorio che insomma in parte ancora continua con il gruppo Ferite Invisibili, che come probabilmente alcuni di voi sapranno è quel gruppo della Caritas che si occupa di vittime di violenza intenzionale e problemi di tortura. E quindi incrocia anche, non solo, ma anche le vittime di tratta. Allora io diciamo sono le 7:10, parlo fino alle 8 e poi ci lasciamo una mezz'oretta di discussione o meno. Sì, va Va bene, più o bene. meno sì. Ok. Allora, il discorso generale da cui partirei è intanto diamoci del tu e fermatemi e fatemi delle domande man mano che vi vengono in mente. Perché se no poi magari uno poi si dimentica cosa voleva dire e quindi poi la discussione comunque ce l'avremo anche alla fine, ma se ci sono questioni che vengono subito non vi preoccupate a interrompermi. Allora io partirei da alcune considerazioni. La prima è chi lavora in questo campo deve essere sicuramente una persona accogliente, disposta, aperta verso l'altro, no? Ma deve essere anche, secondo me, questo viene detto meno frequentemente, una persona abbastanza flessibile. Nel senso capace di avere una struttura e un progetto, una modalità operativa, una serie di passi che più o meno si fanno all'interno di un percorso,
ma essere anche capace di riflettere su quelli che sono gli eventi che occorrono durante il percorso e eventualmente modificare alcuni aspetti laddove si ritiene che questo possa essere utile. Sembra banale, però credo che vada un po' messo in premessa, cioè le persone che incontrate, voi già ne avete esperienza, insomma, quindi confermerete quello che probabilmente vi sto per dire, sono persone che vengono da tantissimi posti diversi, anche se sappiamo che ci sono alcune prevalenze, e da condizioni spesso diverse, e hanno modi di essere, di pensare, di vivere, sistemi valoriali, eccetera, che possono essere diversi. E con tutto questo noi ci dobbiamo confrontare cercando di trovare una via di mezzo tra quello che è il nostro modo di vedere le cose e il modo di vedere le cose dell'altra persona. Non dobbiamo né uniformarci totalmente al modo di vedere dell'altro, né pensare che l'altro possa adattarsi completamente a quello che noi abbiamo in programma per lei. Probabilmente sembra banale quello che sto per dire, però è quello che sto dicendo, però spesso io vedo che magari l'operatore si rimane male o si arrabbia se la persona non ha seguito esattamente il progetto o ha abbandonato il progetto a un certo punto del percorso, oppure fa delle richieste che non sono quelle che erano state messe nel progetto e così via. Però ricordatevi sempre che sono persone, ogni persona ha la sua testa e quello che la persona ritiene di aver bisogno in quel momento non è necessariamente sempre quello di cui riteniamo abbia bisogno noi. Quindi, come dire, la prima premessa che mi sembrava utile fare in questo contesto è questa, cioè cercate di avere delle idee chiare, di sapere bene cosa fate e come lo fate, perché lo fate, avere, come dire, anche una strumentazione adeguata e così via, però ricordatevi sempre di ricalibrare man mano il vostro intervento anche in base ai feedback che vi arrivano dalla persona che state seguendo. Perché a volte vi dice delle cose e magari non ha tutti i torti, e quindi forse tenerne conto e rivedere il progetto alla luce di quelli che sono i nuovi elementi può essere sempre utile. Ok, questo è come dire, il primo messaggio da portare a casa. Io vado molto schematicamente perché spero che poi vi rimanga un pochino, al di là del clima generale, anche qualche contenuto più specifico. Il secondo elemento di premessa, prima di entrare poi sul campo più strettamente, diciamo, della psicopatologia per la quale sono stato chiamato, è state attenti a un'altra cosa che io vedo abbastanza frequentemente negli operatori, soprattutto negli psichiatri, negli psicologi, eccetera, ed è un po' il pregiudizio antropologico, io lo chiamo un po' così. Nel senso, a volte c'è l'idea che ho studiato tanto, ho visto come funziona in quella cultura, ho letto dei libri interessanti, eccetera, eccetera, e quindi do per scontato che quella persona, siccome viene da quel paese, pensa così, ragiona così, ha questi sistemi di cura così, eccetera, eccetera. A volte ci azzeccate, ma a volte no, nel senso, pensate a un italiano, no? E che tipo di sistema valoriale ha, che tipo di cose sono importanti per lui, anche rispetto ai sistemi di cura, si cura sempre con gli stessi modelli, una volta magari si cura con l'omeopatia, un'altra volta si cura in erboristeria, un'altra volta però va dal medico generale e gli chiede delle terapie antibiotiche e così via, cioè anche la stessa persona può incarnare in sé più modelli contemporaneamente, e questo a volte quando studiamo, siccome le cose sono un po' più schematiche, ci sfugge, e invece secondo me è importante metterlo in premessa, perché a volte ho sentito cose del tipo ah no, è inutile che facciamo con i cinesi perché loro hanno un sistema di cura diverso dal nostro e quindi non si agganceranno mai. Non è vero, dategli dei mediatori che parlano la loro lingua e organizzate il servizio in uno spazio che è fruibile rispetto alle loro attività quotidiane, e magari vi accorgerete che poi quando serve arrivano anche i cinesi, se piano piano col passaparola, e così via per tutto il resto. Ok? In questo momento le vittime di tratta in Italia vengono da paesi molto diversi tra di loro e hanno storie molto diverse. Si arriva a quello stesso esito provenendo da percorsi e da paesi diversi.
Questo è un altro elemento che secondo me va un po' considerato, perché non con tutte le persone troveremo lo stesso facilità di approccio, le stesse difficoltà di approccio. Quindi, di nuovo, una schematizzazione troppo netta va evitata. Però sappiamo che alcune provenienze tendono a essere abbastanza frequenti. Ad esempio, c'è una fetta di donne nigeriane, c'è una discreta fetta di donne dell'est e così via. Sapere qualche cosa rispetto anche al contesto socioculturale ed educativo di provenienza potrebbe essere utile. Ovviamente questo non nel momento in cui le contattiamo per strada la prima volta, però prima o poi ci entreremo in relazione e magari avere qualche informazione su questo può essere anche lì utile, perché ci dà un'idea anche del tipo di sistema di valori e di credenze che ci sono dietro e quindi anche su cosa può facilitare o rendere più difficile l'uscita da una condizione di tratta. E faccio qualche esempio banale, spero di non ripetere cose che abbiano già detto altri, ma ad esempio alcune nigeriane vengono da contesti di estrema povertà e sono state in qualche modo cedute dalle famiglie. Questo lascia un segno sia psicologicamente sia sul livello di assoggettamento che c'è nei confronti delle persone che le sfruttano. E alcune persone sono state vittime di rapimenti e qui magari ci sono altri livelli, altre traumatizzazioni e così via. E altre persone vengono, come dire, legate, il legame viene rinforzato attraverso dei rituali che hanno a che fare con dei valori spirituali, con delle situazioni spirituali. Penso ad esempio nel caso delle nigeriane ai riti del Giugiù e similari. E tutto questo comporta che nella mente della persona ci sono una serie di possibilità che si aprono, ma anche di remore rispetto ad alcune possibilità. Per esempio, lascio la condizione senza aver ripagato il debito e questo infrange un determinato giuramento, un determinato rituale? E che cosa mi potrebbe succedere se questa cosa avviene? Oppure, più terra terra, più simile a come funziona la mafia da noi, questi sanno dove mi hanno preso e dove abitano i miei familiari e se io esco da quella condizione loro si potrebbero vendicare sui miei familiari. E me lo posso permettere o poi il senso di colpa mi impedirà di fare questa cosa. Più tutti gli assoggettamenti psicologici, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po' come scenario generale che uno deve sempre considerare davanti. Dopodiché, come ci si relaziona? Io credo che già lo stiate facendo, cioè ci si arriva per gradi, piano piano si comincia a passare spesso su bisogni più concreti. Ad esempio noi in sanità usiamo spesso l'aggancio attraverso l'offerta di visite ginecologiche piuttosto che di un assessment medico per la persona che magari ha paura di aver contratto una patologia venerea o cose simili, non andiamo direttamente dicendo hai bisogno di un aspetto psicologico e ti agganciamo direttamente su quel piano, perché su quello è più probabile avere delle resistenze, no? E immagino che la stessa cosa valga per voi in strada, insomma, si arriverà probabilmente offrendo delle cose un po' più concrete, materiali, che diano un aiuto immediato, poi piano piano ci si dà un tempo per entrare in relazione e si vede man mano che si acquista una relazione di fiducia, cos'altro si può mettere in campo man mano che gli spazi si aprono. Credo, Eleonora, che questo sia più o meno quello che è il modello, no? Quindi, ok. Quello che vi posso aggiungere io rispetto a questo che già fate bene, probabilmente meglio di me, che questa parte qui specifica non l'ho mai fatta, è darvi un'idea di quali possono essere i livelli anche psicopatologici che possono interferire con la relazione.
come dire, avere un'idea di quali possono essere anche le problematiche che quella persona ha in sé possono aiutarmi per capire come mai si relaziona in un certo modo che magari non è sempre lineare, non è sempre come me lo aspetterei e così via. E qui il discorso penso che si possa allargare un pochino a un tema che dalla psichiatria nel Novecento era quasi completamente uscito. Io mi ricordo quando negli anni 90 ero specializzando su questa tematica, non si faceva quasi mai lezione, come se la psichiatria non se ne dovesse occupare, come se fosse poco utile. Adesso invece siamo in una fase forse diversa in cui è quasi diventato di moda e forse se ne parla anche troppo, però insomma in questo contesto penso sia opportuno parlarne e il tema è quello del trauma. Nel senso, il trauma ha a che fare con la ferita, con la rottura di continuità, con qualcosa che arriva improvvisamente e lede un equilibrio preesistente. Dal punto di vista somatico, come dire, è abbastanza facile vederlo. Mi arriva un colpo, quel colpo mi lacera la pelle, ho una ferita che poi dovrà guarire, ma magari mi lascerà una cicatrice che rimarrà lì a ricordarmi questo evento e magari a essere rintracciabile e visibile anche in chi mi vede. Molte delle persone che incontrerete hanno subito traumi fisici e hanno anche delle cicatrici, delle problematiche fisiche conseguenti a questi eventi. Ora, il punto è che questi traumi fisici sono, se li andate a cercare, abbastanza visibili. Quando io mando i pazienti che fanno un percorso di certificazione multidisciplinare dal dermatologo per fare un approfondimento, mi ritornano col dermatologo che mi dice: punto primo, lesione fatta così nel posto dotto della cute, eccetera, eccetera. Punto due, e mi fa un elenco di 7, 8, 10, 15 ferite mediamente, no? Cioè sono ferite visibili. C'è tutto il problema di quello che, non a caso il servizio Caritas si chiama così, di quelle che sono le ferite invisibili, cioè di quelle problematiche che sono conseguenti non al danno fisico, ma all'essere stati esposti a quell'esperienza terribile. E questo lascia in qualche modo delle cicatrici, ma sono delle cicatrici che non si vedono perché sono nella testa delle persone. Ok? Per questo anni fa, quando la Caritas decise di far partire questo servizio, si decise di chiamarlo ferite invisibili perché c'era un collega di Harvard che aveva dato questo nome alle sequele, diciamo, psicopatologiche derivanti dall'aver vissuto delle violenze intenzionali. Ora, le violenze comportano sempre dei vissuti di tipo traumatico? Lì per lì, sì. Ma nel tempo le persone di solito tendono a superarlo. In qualche modo ho vissuto una brutta esperienza, ma riesco in qualche modo ad andare oltre. Non so quanti di voi hanno avuto un incidente stradale, lì per lì c'è stata ansia, magari per qualche giorno ci ripensavano, stavano in allerta, eccetera, eccetera, poi piano piano la cosa è andata via, e tranne qualcuno che magari dice: da quel giorno non ho più preso la macchina e ho evitato i mezzi pubblici. Lì probabilmente c'è, come dire, anche qualche aspetto personale. Ma normalmente le persone fanno quello che si dice anche nei proverbi: se cadi da cavallo, la prima cosa è risalirci sopra perché così è più facile riandare. Dopo un po' la cosa ti passa. È un po' più complicato quando il trauma non è un trauma così accidentale, ma è un trauma intenzionale, cioè quando un'altra persona volutamente ti fa un qualche cosa di terribile. Perché questa cosa è, come dire, un po' contraria rispetto a quello che noi dal punto di vista umano ci aspettiamo, cioè che l'altro ci venga incontro, in qualche modo sia un socius, un qualcuno che sta lì per stare insieme a noi, per condividere con noi un'esperienza, non per farci del male. E allora già lì la cosa comincia a essere un pochino più problematica da un punto di vista psicologico da elaborare. E ancora più problematica è quando questa cosa è fatta con un modo sistematico, ripetuto, particolarmente violento, eccetera, eccetera. Pensate ad esempio alle torture. Le torture sono il massimo del potenziale psicotraumatogeno.
perché sono degli esseri umani che hanno deciso di deumanizzarti, cioè di trattarti come un non essere umano e di fare di te quello che vogliono, come se fossi un oggetto o un animale. Questa cosa della deumanizzazione, se poi parlate con le vittime di torture e di violenza intenzionale, spesso ritorna. È una delle cose che poi è più difficile da digerire e da superare nel corso degli anni successivi. L'altro aspetto che fa sì che un'esperienza traumatica rimanga e quindi crei una traccia, una ferita invisibile, come dicevamo prima, è quanto sei stato in balia di quella situazione. Nel senso, l'evento traumatico per definizione ha un vissuto di terrore, in quel momento ero spaventatissimo. Sia che avessi fatto un incidente stradale, sia che ci fosse un terremoto, sia che qualcuno mi rapina o mi dà botte improvvisamente o mi violenta, eccetera, eccetera, in quel momento c'è una grande attivazione anche fisiologica, adrenalina molto forte, sudorazione, pensiero frequente, eccetera, eccetera, e quindi siete in uno stato di allerta. Questo stato di allerta ha più probabilità di essere superato se è soltanto uno stato di allerta, ha meno probabilità di essere superato se in quel momento, in quello stato di allerta, voi non avevate per niente il controllo della situazione. Quindi è un evento che non solo mi mette in una situazione di allarme, di allerta, di terrore, di paura, eccetera, eccetera, ma che sento che mi sfugge di mano, che io posso fare poco per controllarlo. O addirittura, come spesso viene fatto nei casi di tortura sistematica, che non ha senso, non riesco proprio a capire perché sta succedendo. Se ci pensate, i torturatori fanno apposta le luci accese sempre uguali, così che non si capisce se giorno e notte. La tortura una volta ti arriva, una volta non ti arriva ed è indipendente da quella che può essere il tuo atteggiamento e la tua risposta. Cioè tutte cose che devono impedirti di dare un senso a quell'esperienza. Quanto meno dai senso all'esperienza, tanto è più probabile che poi ne possa soffrire in seguito. Ok? Nel caso delle nostre ragazze, il trauma lo si può incontrare in vari momenti. Perché poi l'altra questione è, i traumi possono essere traumi in una fase precoce della vita, oppure possono essere in una fase più adulta. E la cosa fa una certa differenza, perché in una fase precoce della vita la personalità non è ancora strutturata. La persona ha meno strumenti per dare un senso all'esperienza e quindi l'effetto può essere ancora più dirompente. I traumi subiti dai bambini sono particolarmente rilevanti proprio perché il bambino non ha ancora gli strumenti per maneggiare quell'esperienza, per dargli un senso, per capire cosa è bene e cosa è male, eccetera, eccetera, e questo rende più difficile. Pensate agli abusi sessuali sui minori. Perché sono così gravi dal punto di vista dell'effetto? Perché in qualche modo in quel momento quell'esperienza non riesce proprio ad acquisire un segno, diventa sfumata e spesso finisce per essere messa in uno stato della coscienza poco presente, per cui molte persone poi finiscono anche per non ricordarselo quando questo avviene precocemente. E però hanno dei segni molto gravi sulla formazione del carattere successivo. Quando invece la persona è già adulta e ha già una sua personalità strutturata, allora il trauma arriva a interrompere un processo che però era già formato e la persona ha più possibilità di farvi fronte. Lì poi dipende molto da quello che è un gioco tra fattori protettivi, in psicologia li chiamano di resilienza, ma insomma sostanzialmente significa fattori che ti consentono di resistere, di far fronte a questa stress particolarmente intenso, oppure fattori di vulnerabilità. Tra i fattori di vulnerabilità c'è il fatto di non avere una rete sociale che ti aiuta e quindi qui poi noi entriamo anche rispetto al lavoro che facciamo noi, nel senso che la possibilità poi di avere degli esseri umani che ti vedono come essere umano, che ti riaccolgono, che ti danno un supporto, che magari è inizialmente anche materiale, ma poi attraverso il supporto materiale passa anche tutta la parte del supporto umano. Fa anche parte di quei fattori di resilienza che in qualche modo vengono costruiti e permettono alla persona di resistere meglio all'evento che ha subito e ad affrontarlo meglio.
Quindi considerate anche che nel vostro lavoro in parte siamo anche dei fattori terapeutici, anche se non lo sappiamo, anche se non lo facciamo in un modo strutturato. O viceversa, se facciamo una buona accoglienza e un'accoglienza che in qualche modo è ritraumatizzante, il rischio è che invece facciamo ripartire una serie di vissuti che sono problematici. L'altro concetto che secondo me è importante è: abbiamo parlato del trauma come se fosse un evento in qualche modo puntuale, che avviene una volta nella vita, magari sistematizzato, più o meno lungo, però avviene in un momento. Ahimè, purtroppo, nei casi delle nostre persone non è spesso così. Nel senso che una persona che è traumatizzata una volta ha molte più probabilità rispetto alla popolazione generale di essere traumatizzato molte volte. E quindi oltre al trauma primario c'è quello che si chiama in termine tecnico ritraumatizzazione, cioè la possibilità che questa traumatizzazione si ripresenti. Ora, perché una persona traumatizzata una volta è traumatizzata spesso più volte? Per la legge di Murphy, che è particolarmente sfortunato? No, ci sono delle ragioni. Una, io me la spiego così, una è sostanzialmente il fatto che una persona che è stata traumatizzata spesso viveva in un ambiente che la proteggeva poco. Ovviamente non sempre è così, un bambino può subire delle violenze sessuali anche se l'ambiente lo proteggeva, però in quel momento era una situazione che non era prevedibile. Però spesso invece succede che ci sono delle violenze in un ambiente che è poco protettivo. Quindi un ambiente dove la violenza è agita molto frequentemente, dove la si vede fin da bambini. Pensate alle violenze fisiche, no? Contesti dove le botte sono usate come strumento educativo, per esempio. No? E contesti di guerra. Quindi uno è una persona traumatizzata in modo serio, spesso era inserita in un contesto, in un ambiente che non era molto protettivo. È molto probabile che quell'ambiente possa continuare a non essere protettivo anche nel proseguo della vita, e questo giustifica il fatto che quell'esperienza possa occorrere più volte. Se pensate alle rotte migratorie, e ahimè ieri sera abbiamo avuto l'ennesima notizia, e io non so che aspettiamo a prendere posizione politica, diciamo non noi che ovviamente lo facciamo tutti i giorni, ma chi in Europa ha deciso queste politiche scellerate, no? Però, come dire, la rotta di un migrante è una rotta dove la ritraumatizzazione è sempre costante. E quindi magari la persona è partita avendo dei traumi prima di partire. Pensate alle persone che scappano dalle dittature, che sono state torturate in carcere, piuttosto che alle persone che scappano dalle guerre, ma anche dalla povertà estrema. Per esempio, se pensiamo alle nigeriane vittime di tratta, molte di queste ragazze vengono da situazioni di povertà estrema. Non hanno tutte necessariamente l'incontro con Boko Haram o con altre situazioni così specifiche, no? Però anche essere vissuti in condizioni di deprivazione materiale, educativa, molto sistematica, molto forte, è già qualcosa di duro, no? Dopodiché parti, arrivi in Libia e nigeriane che non vengono violentate in Libia sono rarissime. No? E meno noto, ahimè, è anche uomini violentati in Libia nei campi. E questo per vergogna, per difficoltà a comunicarlo, per non paura di non, insomma, per vari motivi emerge meno anche negli studi, nella letteratura. E dopodiché ti imbarchi e di nuovo rischi una serie di traumatizzazioni. E dopodiché arrivi in Italia, che finalmente magari allo sbarco fai pure così, sorridi, se tutto sommato la traversata non è stata terribile, sei come dire, esausto, distrutto, ma magari felice di essere finalmente arrivato, e poi dopo scopri che il sistema d'accoglienza è molto diverso da quello che ti aspettavi, la civile Europa è un po' più problematica di quanto ti aspettassi, e magari finisci in circuiti che sono circuiti di marginalizzazione, tra cui quello di cui ci stiamo occupando stasera, che è quello della tratta, ma non solo quello. E qui, ad esempio, investire sulla qualità dell'accoglienza sarebbe molto importante fin dall'inizio. Così come avere persone preparate agli sbarchi, che possono in qualche modo
intercettare le possibili vittime di tratta già allo sbarco e quindi proteggerle da subito. Potrebbero essere cose molto, molto rilevanti, perché poi altrimenti il percorso diventa più difficile. Avere degli centri di accoglienza dove gli operatori conoscono per nome gli ospiti e sanno quello che fanno e dove vanno è diverso da avere un centro di accoglienza con 800 persone. E sapete che per problemi di risparmio, di capitolato, eccetera, eccetera, molto spesso si è spinto per avere grandi numeri a scapito della qualità e del rapporto operatore-utente, che invece è fondamentale. Ok? E poi quindi magari vieni menata, vieni messa sulla strada, e poi sulla strada c'è tutta un'altra serie di traumatizzazioni dai clienti piuttosto che dalle persone che ti hanno messo sulla strada. Quindi questo trauma, che come vedete comincia ad avere anche una circolarità, un riproporsi continuamente, eccetera, eccetera. Ok? Quindi diciamo, questo è un po' lo scenario generale. Dopodiché ci sono alcune persone che hanno più possibilità di resistenza, persone che hanno meno possibilità di resistenza, persone che riescono a dare un senso comunque alle cose nonostante tutto, persone che ne hanno più difficoltà. E quindi anche le reazioni post-traumatiche possono esserci, possono non esserci, possono essere più gravi e meno gravi. Però dovete prevedere che una persona traumatizzata è comunque una persona a rischio di sviluppare una sofferenza dopo. Cioè questa roba tende a portarsela dentro. E io spesso, ad esempio, quando faccio le certificazioni, a volte dico: c'è una storia traumatica, in questo momento la persona ha una buona resilienza, non ci sono sintomi post-traumatici attivi, ma sottolineo sempre in questo momento. Perché se poi la vita va male, se gli succede un'altra ritraumatizzazione che gli ripropone quello che aveva già vissuto, eccetera, eccetera, io non sono sicuro che da qui a qualche anno le cose non possano peggiorare. Quindi questo è un altro elemento. Cioè la persona che ha questo può avercela anche per molti anni, spesso se non riconosciuto e non preso in, come dire, in cura, in senso lato, non solo dal punto di vista terapeutico. Per tempo la persona può portarselo dentro per molti anni, anche perché la persona spesso non, come dire, non conosce che gli psichiatri hanno fatto un concetto diagnostico che si applica al loro caso, che esiste un percorso di cura, eccetera, eccetera. Quindi non vengono spontaneamente da voi a dire: c'ho un problema, aiutatemi. E quindi poi vi dirò qualcosa sui sintomi, perché è importante cogliere dei sintomi più generici, meno specifici, che però vi possono far accendere la lucetta rispetto a: ma forse questa persona potrebbe avere un problema di quel tipo lì, fammelo fare vedere da una persona che se ne intende. Questo secondo me è un altro elemento importante. Quindi vi dicevo questa cosa, che altrimenti potrebbe portarsi avanti negli anni. Come vi dicevo prima, alcune persone riescono a superare queste esperienze nel tempo, soprattutto le persone dove poi la vita comincia ad andare meglio, eccetera, eccetera. Però ci sono persone che non ce la fanno e che se lo portano dietro, magari sensi di colpa, no? E allora magari ogni tanto ci spieghiamo così, che ne so, qualche persona che si suicida dopo 20 anni e manco sai perché. E magari quello per 20 anni si era portato dietro, che ne so, il fatto di essere sopravvissuto, mentre le altre persone non ce l'avevano fatta. No, la colpa del sopravvissuto, ad esempio, è un'altra delle cose frequenti. Quindi questo è un po' l'andamento. Dall'altro lato, prima di andare ai sintomi, volevo chiudere questa parte, credo che sarà bene che io vi segnali anche la parte bella di tutto questo, perché sennò stiamo parlando soltanto di cose tristi. E a volte i sintomi post-traumatici sono molto eclatanti, sembrano molto gravi da un punto di vista psichiatrico, e quindi uno si mette le mani nei capelli e dice: oddio, qua come ne usciamo fuori? Però la buona notizia è che in realtà sono facilmente, se il contesto aiuta, curabili e con buonissimi risultati. Quindi mentre alcune patologie psichiatriche, anche se non ci piace parlare di cronicità, che sembra una brutta parola, però io so che me le porterò avanti negli anni, perché in qualche modo le dovrò gestire nel tempo, con una persona traumatizzata, anche in modo importante, anche con dei sintomi particolarmente eclatanti, ho sempre l'idea in testa che se le cose vanno bene, questo in un anno e mezzo è fuori. Non avrà più bisogno di me. Ok?
Questo vale tanto di più quanto più la traumatizzazione è avvenuta su una persona adulta e con una strutturazione di carattere già ben formata e sana. È un po' più complessa la cosa quando il trauma è cominciato già da bambino e si è ripetuto in modo grave già da bambino, perché lì è l'intera personalità che comincia a essere strutturata in un modo più complesso e quindi lì l'andamento è un po' meno ottimistico. Però in generale si possono curare, si possono risolvere, cioè vedere la persona non come la vittima soltanto, ma anche come la persona che ha grandi capacità e che se le mette in campo ce la potrà fare, ce la farà. Secondo me è un'altra cosa che mi piacerebbe vi portaste a casa dalla chiacchierata di stasera. Perché secondo me è vedere le persone come vittima fa sì che poi noi siamo i soccorritori e ci incartiamo su una relazione in cui noi esistiamo per loro e loro esistono per loro e loro devono continuare a fare le vittime affinché noi possiamo continuare a fare i soccorritori. Ok? Mentre vedere la persona come una persona con delle capacità che hanno bisogno solo di essere liberate e poi piano piano ce la farà anche da sola, secondo me è buono per noi ed è buono per loro. Ok? Adesso vi volevo raccontare qualcosina sui possibili sintomi, in modo che se li vedete sapete più o meno di che si tratta e sapete più o meno cosa ci si può fare. Però vi volevo chiedere a botta calda se avete qualche domanda subito, qualche cosa importante che magari poi se no ci perdiamo, qualche chiarimento, eccetera. Tutto chiarissimo, professore. Grazie di Speriamo cuore. sempre No, che con le lezioni online assolutamente, sono sempre però preoccupato. Chiaro e puntuale, quindi anche grazie per l'excursus che ci ha dato e ci ha permesso anche di comprendere meglio. Ecco. Okay, grazie. Oh, l'altra cosa che volevo dirvi, consideratemi che al di là del professore, io sono uno di voi. Se non siete d'accordo con quello che dico, alzate la mano e dire questa cosa, parliamone un attimo, cioè non voglio fare la lezione in cui io vi trasmetto un sapere, vorrei che fosse anche uno scambio in qualche modo, ok? Va bene, se non avete altre cose, allora vi dico un pochino quello che ci possiamo aspettare come sintomi. Innanzitutto gli psichiatri hanno elaborato a un certo punto questa diagnosi che forse come slang avete anche sentito che va nell'acronimo PTSD, che starebbe per Post Traumatic Stress Disorder, cioè disturbo da stress post-traumatico. Come sapete le diagnosi psichiatriche non sono come le malattie mediche, cioè non è che sono una volta che l'ha individuata quella è, sono costrutti che nascono in un certo periodo in base a quello che noi osserviamo, quindi hanno una radice scientifica, ma inevitabilmente fanno parte anche degli occhiali osservativi che la nostra società, il nostro tempo ci mette, quindi si potrebbero fare un sacco di discorsi su questa diagnosi, anche critici. Però, secondo me, è una diagnosi che comunque rimane interessante, perché una cosa che abbiamo notato più o meno tutti, è che tutto sommato persone diverse che vengono da parti diverse del mondo, quando subiscono esperienze così estreme, tendono a reagire quasi tutti con i sintomi che sono elencati in questa diagnosi. Poi non hanno solo questi sintomi, ne hanno altri, hanno sfumature culturali, hanno interpretazioni culturali dei sintomi, cioè non vi fossilizzate solo sulla diagnosi, il modo di esprimere la sofferenza ovviamente può essere variegato perché ognuno di noi è fatto in modo diverso. Però alcune cose sono centrali e tendono a ripercorrersi. Che cosa succede? Una persona che ha vissuto un evento traumatico che l'ha messo in balia di questa situazione terrorizzante per un grosso periodo, lì per lì ha vissuto un attacco di panico sostanzialmente, cioè uno stato di allerta molto forte, dopodiché questa cosa è scemata. Anche perché se la persona non era ben presente è molto probabile non ce l'avrebbe fatta neanche a sopravvivere. Alcune persone durante questo momento però è talmente forte che il dolore fisico, ad esempio pensate alle torture, oppure anche il terrore è talmente forte che in qualche modo non ce l'hanno fatta più e la coscienza ha staccato. Cioè sono sostanzialmente svenute.
oppure si sono ritrovati in uno stato di coscienza alterato in cui non sapevano più chi erano, dove erano, ma erano in qualche modo in uno stato altro. Questo è un modo che ha l'essere umano per proteggersi. Cioè, quando l'esperienza è troppo per poterla contenere, la persona stacca. Ok? Quindi è un'esperienza in qualche modo patologica, ma anche fisiologica, nel senso che fa parte del nostro modo di essere, delle nostre possibilità. Com'è, come non è, questa cosa passa. Immaginate una persona che è stata torturata in Libia, che poi prende la barca, eccetera, eccetera, e quando arriva in Italia nel momento dello sbarco è il classico migrante esausto, come si scrive in letteratura, cioè ha le bruciature del sole, le bruciature del kerosene, non ha mangiato 3 giorni, è infreddolito perché è stato all'addiaccio per 4 giorni, gli fa male dappertutto perché è stato in una posizione scomodissima, erano in 500 sulla barca e non si poteva muovere. Tutto quello che più o meno sapete, c'ha le botte perché per farlo salire sulla barca l'hanno preso a bastonate, insomma, tutta una serie di problematiche, no? C'ha la scabbia, eccetera. Però a parte questo, da un punto di vista mentale, lì per lì, tutto sommato, vive un momento abbastanza buono. È raro che allo sbarco voi trovate persone in grandissima sofferenza da un punto di vista mentale. Perché tutto sommato il fatto di essere arrivati, il fatto di avercela fatta, eccetera, eccetera, è un forte fattore motivante. E quindi la persona tendenzialmente quella è abbastanza contenta con tutto che sta soffrendo. Quindi fisicamente molto sofferente, psicologicamente tutto sommato non va malissimo. Ovviamente altro è se hai perso i compagni di viaggio durante il naufragio, se c'avevi un bambino con te e sfuggito di mano e quindi non sai se è vivo o è morto. No, immaginate che invece ci sono altre situazioni che sono angosciantissime, però diciamo, nella situazione normale hai vissuto un trauma, dopodiché il trauma apparentemente è passato, ricomparirà a scoppio ritardato. Quindi il disturbo da stress post-traumatico è tipicamente un disturbo a scoppio ritardato. Quando ricompare tipicamente nei nostri migranti? Quando, finito il periodo in cui dovevi stare con l'adrenalina a 1000 perché sennò rischiavi la vita, ti mettono in un centro d'accoglienza e ti dicono: adesso tu stai qui, da mangiare ce l'hai, da dormire ce l'hai, aspetta che tra 6 mesi la questura ti chiama per le impronte e tra un anno la commissione ti fa l'intervista. No? Apparentemente siamo tanti bravi, gli abbiamo dato tetto, vitto, alloggio gratis, quindi che volete da noi? Ma di fatto quello crea quel momento di blocco del percorso migratorio e di spazio libero in cui la persona, se non è impegnata in cose che ha del tempo libero per cosa? Per far sì che quei vissuti traumatici ritornino nella mente. Ok? Il disturbo post-traumatico, questo qui dell'adulto, è tipicamente un disturbo intrusivo. È un qualche cosa che mi entra in testa, che io riconosco come il mio, non è un qualcosa che mi hanno messo gli alieni, come potrebbe dirvi un delirante, no? È una mia cosa, un mio pensiero, un mio ricordo, una mia immagine, eccetera, eccetera. Ma è egodistonico, cioè vorrei tanto non averlo perché mi dà fastidio, mi fa stare male, mi fa soffrire. Ok? Tipicamente sono fenomeni legati alla memoria traumatica, quindi sono pensieri, ricordi, immagini, odori, eccetera, eccetera. Avvengono nella maggior parte dei casi da svegli, quindi la persona è cosciente, è lucida e dice: che cavolo, vorrei tanto non pensarci, invece mi viene continuamente in mente sta roba che mi rompe le scatole. Ok? E quando gli viene di più? Quando è da sola? E quindi alcune persone vi dicono: no, io cerco sempre di stare in compagnia perché quando sto con gli altri i pensieri mi vengono di meno. E quando è da sola? Durante la giornata, ma spesso quando va a letto. E quindi la persona abbastanza tipicamente vi dice: io vado a letto, vorrei provare a dormire, tic, 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 sto 4 ore, 5 ore lì ad arrovellarmi, cerco di non pensare più, cerco di non pensare più, sto pensiero mi ritorna in testa. Ok? Dopodiché la persona a volte si addormenta,
e magari si sveglia perché a volte i pensieri post-traumatici non vengono solo sotto forma di pensiero, ma vengono anche sotto forma di incubi. E quindi sogna che lo stanno rincorrendo e che lui quindi poi a un certo punto angosciato si sveglia tutto matito di sudore. A quel punto vatti a ricalmare con i pensieri, eccetera, eccetera, riprendi sonno e così via. No? Allora, la persona non va dall'operatore a dire guarda, io ho il disturbo post-traumatico perché la sera ho il pensiero di quello che mi è successo. L'operatore se ne accorge perché vede che quello la mattina è uno straccio. E gli dice, ma hai dormito stanotte? No, sono mesi che non dormo. Oppure, c'ho un mal di testa, c'hai qualcosa da darmi che c'ho un mal di testa? Ma come che c'è sempre mal di testa? È perché la notte non dormo. Cioè, immaginate voi come state se fate una notte insonni, immaginate sta roba per 2 o 3 mesi di seguito. No? Allora, la cefalea non è tra i sintomi del PTSD che gli psichiatri hanno messo nel manuale, però è abbastanza tipica. L'insonnia è anche nel manuale ed è abbastanza tipica. Ovviamente non tutte le persone con l'insonnia hanno il disturbo post-traumatico, però alcune persone sì, e può essere una... Io li chiamo sintomi sentinella, cioè sono quelle spie che vi si accendono e dice può essere che questa persona ha questo problema qui? Idem la cefalea. Ok? L'altro modo in cui vengono i disturbi post-traumatici di questi intrusivi è il presentarsi improvviso di flashback, cioè di alterazioni dello stato di coscienza in cui io rivivo qui e ora l'esperienza come se la stessi vivendo in diretta. Quindi la persona che parlava con voi normalmente improvvisamente vi trapassa con lo sguardo, non guarda più a voi, guarda da qualche parte dove ci stanno delle persone che gli gridano, gli urlano, lo inseguono, eccetera, eccetera, e quindi preso da questo stato, che è uno stato sognante, tecnicamente si dice che è uno stato dissociativo della coscienza o più precisamente per la vecchia psicopatologia, uno stato oniroide della coscienza. In questo stato sognante la persona vive come se viveste, come quando voi vivete fate un sogno così vivido da starci dentro e da cominciare a parlare nel sonno, eccetera, eccetera. E vedete la persona che comincia a litigare, a tirare le bombe, a fare la contraerea, a difendersi, eccetera, eccetera. Chiaramente questo, se lo vedete, quello è fuori di testa, è proprio strano, no? È particolarmente eclatante, per fortuna anche questi sintomi sono abbastanza ben curabili. Ok? Altre due questioni. Uno, quando è che ve ne potete accorgere anche senza avere un disturbo post-traumatico? Magari gli fate la scuola di italiano e vi accorgete che quella persona che sembra tanto motivata non apprende niente. L'uno gli dice, ma quando il professore parla, ma tu che succede? E quello vi dice, io comincio a stare attento, cerco di stare attento, dopo un po' però i pensieri mi prendono e la testa se ne va. E quindi mi ritrovo alla fine che avevo scritto la prima frase e poi non so dove sono finito. No? Oppure stavo andando all'appuntamento e non ci sono arrivato perché mi sono presi i pensieri, ho saltato la fermata, mi sono riavuto che ero già al capolinea, quindi scendi, riprendi il autobus in senso contrario, arrivi un'ora dopo. No? E magari dall'altro lato ti trovi qualcuno che ti dice tu sei un maleducato, voi africani venite tutti dopo perché non ve ne frega niente degli orari, quindi c'è pure l'umiliazione successiva. No? Allora, sono piccole spie che secondo me non sono strette, non tutti i ritardatari sono traumatizzati, eccetera, eccetera. C'è sempre lo stesso discorso. Sono fenomeni non specifici, ma abbastanza sensibili, cioè vi fanno cogliere alcune cose e vi aprono delle possibilità che poi qualcuno indagherà un pochino meglio. Ok? L'altra problematica che può avvenire connessa a questo è l'abuso delle sostanze. Perché la persona che non dorme per un certo periodo, poi magari scopre che se si fa 3 birre, magari qualche ora di sonno è stordito e se la fa. E quindi questo è un tentativo di autocura. Oppure se si fa una canna, magari la canna lì per lì lo rilassa e quindi gli fa prendere sonno più facilmente. Ovviamente per quelli che hanno la prevalenza dell'effetto rilassante e non allucinogeno. Però anche lì è un tentativo di autocura che poi nel tempo porterà problemi, perché così oltre al PTSD c'è anche una dipendenza, no? E quindi complichi la vita, però lì per lì è anche comprensibile dal nostro punto di vista. Ok, questo è grosso modo quello che succede. E ovviamente la persona poi è tendenzialmente depressa, ha difficoltà, come vi dicevo, di concentrazione, eccetera, eccetera.
Spero che questo quadro generale possa servirvi, perché quando vedete le persone che hanno queste cose apparentemente un po' strane, ah, ecco, l'ultima che è importante dirvi è: alcune persone hanno un iperarousal, cioè uno stato di allerta che è rimasto. Quindi un rumore improvviso e improvvisamente scatto. Una situazione di estrema confusione, magari mi dissocio e comincio a lottare con quelli che mi hanno torturato, perché magari anche nel carcere c'era lo stesso tipo di confusione, per esempio. Qual è il problema di queste cose? Che magari questo è andato a mensa, c'era il rumore di piatti, facevano casino, improvvisamente ha cominciato a rompere tutto e a dare fuori di matto. Hanno chiamato il 118, l'hanno portato in pronto soccorso. Se non sai che quello potrebbe essere una persona traumatizzata, gli salti sopra in quattro, lo blocchi, lo leghi al letto, gli fai le punture, eccetera, eccetera, e quello poi si vive questa esperienza come l'ennesima ritraumatizzazione. Ok, quindi anche lì è chiaro che lo contieni se è pericoloso e se si può fare male o se può fare male, però cercando di trovare una modalità che poi gli dia un senso a quell'esperienza in modo che non possa poi viversela come l'ennesimo trauma, perché ricordate sempre che le cose sono tanto più traumatiche quanto meno senso date all'esperienza e quanto più vi sentite in balia dell'altro. Questo è anche importante poi nei setting, nei progetti terapeutici, in cui uno tende a dare molte possibilità di scelta alla persona: preferisci sederti qui piuttosto che là, ti dovrei chiedere delle cose ma ti va che te ne parlo oggi perché se no lo possiamo fare un'altra volta, oppure signora per visitarla la dovrei spogliare ma dovrei fare questo, questo e questo perché mi serve a questo e questo, mi dà il suo permesso? A un italiano è difficile che tu, se gli devi fare un elettrocardiogramma, gli dici guardi le devo scoprire il seno, perché lo sa che quello lo devi fare. A un'altra persona invece può essere utile dirglielo e così via. Insomma, se lo trasportate all'ambito medico, al setting vostro, considerate che c'è molte volte in cui noi per esigenze anche di progetto tendiamo a essere impositivi, invece dare la possibilità alla persona, come dire, dei livelli di scelta e dei livelli di comprensibilità laddove non può scegliere, del perché non può farlo, aiuta a gestire meglio la situazione. Ok? Gli ultimi 5 minuti invece li lascerei alle situazioni un pochino più complesse, che sono quelle delle persone che sono traumatizzate già dalla tenera età. E molte delle persone che finiscono su strada, non tutte, ma molte delle persone che finiscono per strada hanno avuto dei contesti poco protettivi e traumatizzanti già da piccoli. Non lo prendete come una generalizzazione, ripeto, non tutti. Però a volte capita. E chiaramente se tu hai cominciato che già da bambino hai vissuto delle situazioni in cui eri per strada, in balia a qualunque cosa, poco protetto, perché non sempre hai un buon livello di protezione, questo può essere che comporti una serie di problematiche poi crescendo. Sono delle problematiche che si incardinano con la personalità, per cui vengono fuori delle sindromi che sembrano più o meno, infatti il confine diagnostico più o meno è molto sfumato, quelle che gli psichiatri occidentali chiamano disturbi borderline della personalità, cioè disturbi caratterizzati da una forte instabilità dell'umore, per cui la persona cambia da che gioiva, era contenta, eccetera, a che si è incavolata, ha cominciato ad arrabbiarsi, eccetera, eccetera. Forte impulsività, quindi la persona che magari ti aggredisce o che lì per lì rompe tutto, che improvvisamente si mette a piangere. Tendenza anche ad agire su se stessi in impulsività. Pensate alle persone che si tagliano, che si fanno male, che sbattono violentemente i pugni o la testa contro i muri, no? E possibilità anche di aggressività eterodiretta, cioè verso la persona che gli sta di fronte. È una modalità di relazione che potrebbe essere molto oscillante, cioè un giorno sei il miglior amico suo, il giorno dopo sei il peggior nemico. Spesso tutto questo ha una chiave emotiva, cioè si toccano delle chiavi emotive, spesso legate a eventi traumatici, che fanno sì che la persona shifti da una parte all'altra, passi da una parte all'altra. Chiaramente con persone così bisogna trovare una giusta distanza, e normalmente con persone così bisogna tollerare un minimo questa instabilità, perché non si può pensare che adesso si uniformeranno alle regole SIC e SIMPLICITER, perché non è possibile, ma dall'altro lato avere comunque un piano di regole molto chiaro, molto netto, in cui tutti tendono a ribadire la stessa cosa, perché un'altra cosa abbastanza tipica è che sennò poi c'è l'operatore buono e l'operatore cattivo, quello che mi fa fare questa cosa e tu invece sei stronzo perché non me la fai fare. Ok?
Quindi considerate che sono persone che, proprio per come hanno dovuto imparare a relazionarsi per sopravvivere, tendono a divaricare l'equipe, cioè a far sì che esista l'operatore buono e l'operatore cattivo, che è un pochino, come dire, il mettere fuori quello che purtroppo sentono di avere dentro, cioè una parte buona e una parte cattiva in lotta tra di loro. E quindi qui contesto molto chiaro: io ci sono per te, ti voglio bene, ci sarò nel tempo, ma posso fare questo e non posso fare altro, e te lo dico subito in modo che patti chiara e amicizia lunga. Vi faccio un esempio dal punto di vista del terapeuta: se io gli dico, signora non si preoccupi, io ci sarò sempre per lei, lei mi chiama a qualunque ora, e poi quella mi comincia a chiamare tutte le notti alle 3 di notte dicendo io mi sto suicidando eccetera eccetera, fate qualcosa, no? Una notte lo fai, la terza notte, la quarta notte, la quinta notte, inevitabilmente poi finisce che gli dici, signora guardi, anche no. A quel punto la luna di miele iniziale, questo psichiatra era il più bravo del mondo, lui sì che mi salverà, diventa, ecco, lui sei stronzo come gli altri eccetera eccetera, perché spesso è una profezia che si avvera, cioè nessuno mi ha mai amato, purtroppo questo è il leitmotiv che c'è sotto, nessuno mi ha voluto bene, mi ha protetto, si è preso cura di me, e chiunque incontrerò nella vita non mi proteggerà, non mi vorrà veramente bene, dirà delle cose, ma sarà un falso. E quindi qual è la strategia? Io lo provoco. Ah sì, hai detto che mi vuoi bene, adesso ti faccio i chiodi per vedere se veramente mi vuoi bene. E quando poi tu gli dici anche basta, non ce la faccio più, ecco, lo vedi che non mi volevi bene, e quindi questa esperienza andrà a rinforzare le esperienze che sono state presenti prima. Ok? Quindi su queste persone la cosa che vi consiglierei, che secondo me è molto importante trasmettervi, è: fate una buona analisi di quello che potete e non potete fare, di quanto ve la sentite e di quanto non ve la sentite. Per lavorare con le persone bene bisogna sentirsi comodi. Cioè, se sentite che sta cosa la dovete fare sempre al di fuori, sempre tirata, sempre come una fatica, sempre oltre quello che già date come disponibilità, che sembrerebbe bellissima quanto siete altruisti, però attenzione che potrebbe essere nel tempo controproducente, perché arriverà un momento in cui questa cosa non verrà più, non sarà più sostenibile, e a quel punto sarà peggio di avere, cioè diventerà, ecco, l'ennesima esperienza fallimentare della mia vita. E sono persone che, se poi vedete nelle storie, hanno vari lavori perché cominciano bene, poi litigano e se ne vanno e vanno da un'altra parte, hanno varie relazioni, passano da un partner all'altro, hanno vari amici perché prima va benissimo, poi litigano e passano all'altro. Questo pattern tende un pochino a riproporsi. Per spezzarlo bisogna essere abbastanza solidi per dire ti voglio bene, ti vorrò bene sempre, ma alle mie condizioni e con quello che posso fare. Ok? Non so se dico una cosa che va bene per il vostro modo di lavorare, però secondo me è protettivo, perché se non vi sentite comodi e cominciate a tornare a casa, e quando dovreste pensare alla vostra famiglia continuate a ripensare a quello che vi ha detto quella persona, le prime volte sì, perché le prime volte è normale, quando uno fa una cosa nuova è normale che poi se la porta a casa, ma quando siete operatori esperti, se vi portate le cose a casa vuol dire che quella roba lì non sta funzionando. Ok? Dovreste essere molto presenti nella relazione e poi essere presenti nelle altre relazioni della vostra vita quando avete interrotto quella. Ok? Con tutte le eccezioni, perché a questo punto possiamo chiudere, ricordatevi sempre la parola che vi ho detto prima, flessibilità. Cioè vi sto dando delle griglie di orientamento, ma poi non fatele diventare delle cose dalle quali non si può uscire. Cioè una cosa è una griglia, una cosa è una gabbia. Ricordatevi sempre che poi gli interventi comunque li dovrete ricalibrare nel tempo. Ok, non so se, spero di aver detto delle cose che potrebbero tornarvi utili. Lascerei adesso un po' di tempo se avete voglia di approfondire, di parlare anche di altro. Sì, i microfoni sono liberi, quindi chi vuole può prendere la parola e fare domande e considerazioni. Io volevo intervenire a proposito di quello che hai detto prima, no? Dell'importanza di, ecco, non trattare queste persone come vittime, ma come persone che hanno
delle potenzialità, no? Quindi convogliarle anche nel futuro. Però volevo chiederle, siccome molto spesso poi queste persone sono loro che vanno in loop, no? E guardano sempre al passato, allora volevo sapere come possiamo aiutarle poi a proiettarle in una situazione futura. Ok. Allora, secondo me intanto è molto importante come tu vedi la persona, anche senza fare niente, cioè l'idea che tu hai della persona in qualche modo con tutta una serie di piccoli messaggi che tu non convogli in modo esplicito, passano. Cioè se tu vedi una persona e pensi che quella persona non ce la farà mai, che ormai tanto è distrutta, eccetera, eccetera, per quanto fai cose apparentemente belle, eccetera, eccetera, questa tua sfiducia passerà. Se tu invece quella persona la vedi comunque come una persona con delle potenzialità, secondo me già questo passa. Quindi già senza fare niente è un primo punto. Poi che cos'altro puoi fare? Puoi rimandarle continuamente dei commenti positivi rispetto a quello che fa. Cioè esistono, gli americani li chiamano positive remarks e negative remarks. Cioè una persona fa una cosa, noi siamo abituati che nell'educazione non devi fare così, hai sbagliato, devi fare colà, no? Che funzionicchia, ma non funzionicchia tanto. Funziona meglio quando la persona fa la cosa giusta, dici, ah che figo che hai fatto questa cosa, brava, come sei brava, eccetera, eccetera. Perché quello dà un senso di competenza maggiore e invita a riportarlo avanti. Ok? E quindi non puntarsi troppo solo su hai sbagliato questo, hai sbagliato quell'altro, non devi fare questo, non devi fare quell'altro, ma prendere ogni occasione buona per sottolineare le cose in positivo. Questo nella relazione terapeutica è molto funzionale. Ok? Quindi da un lato ti metto limiti, ti contengo, non è che ti dico fai quello che ti pare, distruggi l'ambiente, eccetera, eccetera. Però dall'altro lato, quella volta che fai una cosa buona, ne approfitto per farti complimenti, per dirti che sei stato bravo, eccetera, eccetera, perché queste persone non se lo aspettano. E quella è la cosa positiva. Ok? Anche nelle famiglie succede così. Se tu parli con i genitori, dicono, ah, ma io gli devo dire che ho sbaglio, eccetera, eccetera. Ma non so chi di voi ha figli, insomma, quando i bambini vi portano a 2 anni, a 3 anni, i primi disegni, no? Non è che gli dite, ma guarda che sgorbio che hai fatto, questa linea non andava fatta così. La cosa che gli dice, ma che bravo, ma quanto è bello, eccetera, eccetera. Quel rinforzo narcisistico, potremmo dire in termini tecnico, è fisiologico e funzionale, aiuta la persona a crescere, a sentirsi competente. Ok? Io vorrei basarmi su quella che è la nostra esperienza. Noi faccio parte dell'unità di strada di San Frumenzio, noi incontriamo principalmente donne dell'est, quindi non c'è, a mio avviso, almeno per quel che posso capire io, un vissuto di sofferenza così evidente, di tortura eccetera. Probabilmente per queste donne che arrivano sulla strada il percorso è diverso, quindi a volte, a parte, ecco, così mostrare un'attenzione, starle a sentire, di alcune si capisce che hanno una dimensione fantastica, cioè ti raccontano cose della loro vita che magari non sono verosimili, che hanno attività nel loro paese d'origine eccetera, come se si fossero create una dimensione ideale da sogno. Però ecco, manca questa possibilità di appiglio, e manca anche perché comunque sono evidentemente inserite in contesti, come posso dire, dove hanno, penso, più possibilità di assistenza, di manovra, anche il fare appiglio ad eventuali necessità sanitarie non c'è. Quindi questo è il problema. Poi molte di loro sono, come posso dire, sulla strada ormai da diversi anni. Forse secondo me potremmo avere qualche chance in più con quelle che arrivano più recentemente, più giovani, anche ultimamente ne abbiamo viste abbastanza giovani, però siamo carenti non tanto della mediazione culturale, ma persino della mediazione linguistica, perché se non parlano italiano non riusciamo a entrarci in contatto. Può essere un trucco che non parli in italiano, può essere un loro
tecnica per rifiutare l'approccio, personalmente non ho questa impressione, però. E poi grazie per averci messo in guardia dal pericolo della sindrome del soccorritore, che io conoscevo sotto il nome di sindrome della Croce Rossina, cioè di quello che si sente in dovere, si sente gratificato perché è quello che porta aiuto, eccetera. Però ecco, un po' il contraltare è quello di non avere, di trovarsi un po' sprovvisti di chiavi per forzare situazioni, non tanto per forzare, per agganciare, ecco, situazioni come quelle che, di cui parlavo prima. Sì, ok, grazie Paolo. Dunque, alcune cose. Primo, non dare per scontato che non ci siano traumi anche nelle persone che vengono dall'est. Nel senso, i loro percorsi migratori sono molto diversi. Alcune persone vengono da situazioni di deprivazione affettiva e relazionale, oltre che materiale, piuttosto forte prima della partenza. E questo in qualche modo ha creato una crescita comunque post-traumatica, non da torturato, da persona adulta, eccetera, eccetera, ma da persona che cresce in un ambiente che in qualche modo è affettivamente meno presente, eccetera, eccetera. E questa è una cosa che considererei. Può capitare anche se non è sempre frequentissimo, che qualche persona sia stata attirata invece in età più, diciamo, tarda adolescenza, prima età adulta, eccetera, eccetera, col miraggio di un lavoro, di fare la parrucchiera, piuttosto che aprire un negozio, piuttosto che fare altre cose, e poi venga malmenata e messa in strada. E in questi casi la traumatizzazione è quella proprio netta dell'adulto, eccetera, eccetera. Sì, questo è quello che avevo pensato, però io infatti parlavo di traumatizzazioni non così evidenti come possono essere nelle certo, ragazze non che è la tortura del carcere libico, certo, però comunque non è, come dire, una passeggiata di salute, insomma. Assolutamente no, infatti soprattutto nei confronti di quelle più giovani il sospetto che siano state attirate con l'inganno, forzate, o alcuni dicono dalle necessità di mantenere i figli, quindi anche quella è una situazione, direi, quasi di necessità o di violenza, sì. Insomma. Sì. L'altro elemento è, secondo me, sulla parte di aggancio, chiaramente i primi bisogni sono quelli materiali. Quelli sanitari possono anche emergere, nel senso che poi queste persone, che ne so, la donna che rimane incinta e deve abortire, se l'ospedale dove va è un ospedale che ha un minimo di occhio e capisce che l'accompagnatore non è proprio il partner, ma è una persona che la sta controllando, c'è tutta una procedura per cui la persona entra da sola nella stanza, il colloquio si fa da sola e magari in quello spazio lì diventa protetto e c'è proprio una via di fuga eventualmente, no? Cioè la persona viene fatta uscire da una porta secondaria. Sì. No? Quindi a volte riusciamo a fare degli agganci anche di situazioni che non sembrano facilmente agganciabili, no? E poi c'è quel discorso del passando attraverso la cosa materiale, ci vediamo, facciamo due chiacchiere, eccetera, eccetera, poi magari entra anche un discorso di fiducia, no? L'altro elemento era quello che vi dicevo all'inizio, a volte ci sono proprio diversi modi di pensare, di vedere il mondo, di ragionare su quello che mi sta succedendo, quindi noi abbiamo l'idea che tutte le persone vittime di tratta dovrebbero uscire dalla tratta, ma non tutte le persone vittime di tratta sono pronte per farlo, hanno immediatamente disponibilità a farlo. Quindi dobbiamo essere anche capaci di non perdere totalmente la speranza, non dire quella è persa, tanto non esce mai, ma come dire, rimanere in un'attesa per poi sfruttare la prima opportunità per, come tu giustamente hai detto correggendoti, non di forzare a uscire dalla tratta, ma di agganciare eventualmente se hanno bisogno di un appiglio a cui agganciarsi, no? Che è l'altro elemento, cioè dobbiamo sempre ricordarci, poi di là c'è una persona che a meno di gravi disturbi che le impediscono di volere, di avere una chiarezza di quello che vuole, altrimenti è una persona che si autodetermina in gran parte, no? Però noi possiamo aiutarla in qualche modo in questo aggancio. Problema mediatore invece è l'altro problema grosso, nel senso che anche noi in ospedale non abbiamo tutti i mediatori, a volte facciamo fatica quando non riesci neanche a capire la lingua. È anche vero che però in un contesto informale due chiacchiere sul più e del meno magari si riesce a farle, perché magari non parla bene italiano per dirti tante cose, ma riesce a dire due o tre cosette più semplici,
oppure anche il gesto può essere già di per sé un modo per agganciare che va anche al di là della parola, quindi la comunicazione non verbale. Esatto, no? Quindi, come dire, capisco, sposo appieno e mi rendo conto anche di tutte le difficoltà che tu hai visto, che ovviamente vivendole sul campo, come dire, sono chiare, no? Però ci sono anche delle piccole possibilità di aggancio che poi piano piano possiamo anche nelle situazioni meno facili poter provare a mettere in campo. Laddove vedo una situazione particolarmente vulnerabile, che sembra che proprio abbia possibilità, ma non ho, al limite si può anche organizzare, che in un certo caso si chiama il mediatore apposta, si fa un qualcosa di apposta, no? E non è così automatico, però su alcuni casi selezionati si può anche ragionare, magari anche con la vostra direzione, insomma immagino che poi su alcune, cioè, sarà difficile mettere il mediatore sempre disponibile, ma magari su una situazione programmata per tempo, che ha una particolare importanza, eccetera, magari si trova anche la risorsa, no? Beh, ma soprattutto per io direi, per i volti più giovani e che vediamo per strada per la prima volta, il problema è che poi a volte nelle nostre uscite che hanno una cadenza settimanale, purtroppo magari alla volta successiva non la incontriamo, non so, c'è un'ampia variabilità di presenza e questo che tra l'altro ultimamente si è accentuata dopo il Covid, la presenza è molto più fluttuante, quindi non incontriamo tutte, sempre, tutte le settimane, quindi anche questo un po' ci rende più difficile l'approccio. Certamente poi sicuramente c'è la tentazione di pensare che tanto chi sta in strada da 6-7 anni ha in qualche modo, bene o male, accettato quella realtà, però ecco, secondo me bisogna continuare il contatto per lasciare sempre un gancio a cui appendersi, sì, se soprattutto anche nella loro vita c'è qualche evento che le può indurre a un ripensamento. E poi considera anche un'altra cosa, che la persona che magari sta da tanti anni arriverà anche un momento in cui quella vita non è più sostenibile, quindi magari quello che per tanti anni non era proprio nelle sue possibilità, proprio non ci pensava proprio, a un certo punto comincia a diventare possibile. Ok, grazie. Allora, ringrazio il dottor Aragona perché siamo andati avanti con il tempo e volevo, visto che l'ultimo incontro, la conclusione di questo breve percorso, ci è collegato Don Ben, il vescovo Ambarus, che ha seguito quasi tutto l'intervento. E volevo insomma affidare un po' a lui le conclusioni, il saluto finale e il ringraziamento anche al relatore. Io vi ringrazio e volevo salutare anche Don Ben, che non vedo da tempo e che mi fa piacere vedere. grazie a tutti voi, grazie Massimiliano, mentre soprattutto sui disturbi da sindrome post-traumatica, mentre parlavi stavo pensando, ma quanti anni ci vorranno per guarire poi una persona? A volte subiscono dei danni che tonnellate, come dire, di amore, di attenzione, di cura, difficilmente riescono ad aiutare le persone ad avere un equilibrio, figuriamoci, come dire, a ripristinarsi del tutto la vita. Quindi ecco, sono situazioni che una volta creatosi il danno non è come una pezza di stoffa che ci aggiungi che hai risolto, quindi l'essere umano quanto è delicato, e quindi allargando poi lo sguardo su tutti i traumi, stavo riflettendo a quest'ultimo naufragio, chissà quante altre persone, no? Cioè come si fa a curare tutte le persone e quanta attenzione e pazienza, perché poi ecco quello che illustravi anche del metterti un po' alla prova, sfidarti o per avere quasi la conferma, nessuno mi vuole bene. Ecco. Quindi sì, è soltanto ecco, rimotivandoci sempre a fare i piccoli passi senza la pretesa di salvare le persone veramente, perché i tempi della guarigione sono veramente difficili da
non sono programmabili, non sono accelerabili, se non affiancare il mistero dei tempi della singola persona. Quindi ecco, non siamo mai abbastanza attrezzati e non c'è mai abbastanza pazienza per poter prendere per mano le persone. Quindi ecco, tutti coloro che avete partecipato a questi appuntamenti, insomma ecco, rimbocchiamoci le maniche, proviamo a non smettere. Come ho detto al primo incontro, non importa quante persone tiriamo fuori, l'importante è essere sul pezzo e determinati a fare la propria parte, insomma. Quindi semplicemente grazie a tutti quanti voi. Questa sera ci sono alcuni che hanno fatto anche il percorso di preparazione di questi quattro incontri e qualcuno uscirà questa sera per la prima volta, qualcuno ha cominciato, ecco, vedo qui Emanuele, non so Emanuele, tu hai cominciato già a fare qualche uscita, non ancora? Non ancora. Invece con Luigi Luconi, che vedo collegato, questa sera usciremo con qualcuno, quelli più nuovi, che sono uno dei piccoli frutti della tratta, della Via Crucis contro la tratta, insomma, ecco. Quindi vediamo un po'. E allora proviamo a non mollare nessuno di noi, insomma. Possiamo chiudere con una preghiera, eventualmente, ecco, se siete d'accordo, affidando al Signore la vita di ciascuno di noi e la vita delle persone che ci capita a volte di affiancare o a volte andiamo in qualche modo a cercare e a darci la disponibilità ad affiancare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Giuseppe, prega per noi. Santa Bacchita, prega per noi. Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Amen. Bene, grazie a tutti, buona serata.